autonomia nel rendere il conto, però aveva creato veramente un perimetro che era ampio, all'interno del quale stavano quasi tutti. Dopo la riforma ha creato un perimetro, direi delle mura, molto chiare, all'interno del quale quello è un rendiconto e fuori dal quale quello rendiconto non è. La maggior parte, come diceva Isabella poco fa, dei rendiconti condominiali che noi vediamo in mediazione o che noi vediamo in revisione, perché io mi occupo di formazione per i revisori contabili condominiali per conto dell'Associazione Nazionale dei Revisori, e vediamo che c'è una non conoscenza da parte degli amministratori di quello che è veramente il rischio nel redigere un rendiconto che è fuori dalle mura stabilite dal legislatore. E devo dirvi anche però, visto che la materia condominiale per gli avvocati civilisti è comunque una materia di nicchia, è un po' particolare, un po' specifica, non è una delle normali aree del diritto. Spesso molti avvocati ancora oggi si approcciano all'impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto con un approccio pre-riforma, cioè è quasi tutto annullabile e non nullo, quindi fuori dai 30 giorni c'è ben poco da fare se mi vuole contestare il rendiconto. Oggi non è così, oggi c'è molto di nullo. Caso in cui ho fatto il consulente tecnico di parte per una impugnazione di delibera assembleare in un condominio di Milano, come diceva prima l'avvocato Ghiringhelli, quando i tempi del giudizio sono lunghi, quindi io mi trovo ad essere al terzo anno di rendiconto approvato, sono nella fase della consulenza tecnica della prima impugnazione, quindi non so come andrà a finire quella causa, ma non appena io avrò la sentenza sulla prima, se i rendiconti successivi non sono stati modificati o rettificati, so già che sarà un bagno di sangue. Il magistrato Pietro Paolo Pisani, Tribunale di Milano, sulla base di questa impugnazione dove io ho svolto il ruolo di CTP, anche questa sentenza è sul sito ICAF, sentenza del 12 maggio del 2017, Tribunale di Milano, annulla un rendiconto di 3 anni prima, sulla base del quale sono state fatte decreti ingiuntivi, anche chiedendo i conguagli che facevano parte di questo rendiconto annullato. Da questa sentenza emerge, è emerso durante la CTU, cioè violazione di norme fiscali nella gestione del condominio. Il 1129 del codice dice che la violazione delle norme fiscali a cui sia associato un carattere di gravità, e questa discrezionalità del giudice, si attiva la revocabilità giudiziale dell'amministratore. Quindi cosa è successo? Che l'amministratore è stato condannato al pagamento delle spese legali processuali di CTU. L'interesse ad agire era 300 euro. L'amministratore ha pagato, tra quello e il risarcimento derivante da tutti i decreti ingiuntivi che aveva effettuato successivamente, qualcosa tipo 24.000 euro, l'amministratore, non il condominio, qualcosa tipo 24.000 euro. La difesa dell'amministratore, che non c'era perché nel merito era indifendibile, è stata basata durante tutto il processo sull'assenza di interesse ad agire, in quanto 300 euro non sono nulla rispetto all'importanza. Ma il tema non è quello, il tema è che l'amministratore è stato pagato per fare delle cose che era obbligato a fare e non le ha fatte, perché dal 18 giugno del 2013 in poi il compenso dell'amministratore comprende una serie di adempimenti che gli amministratori dichiarano di fare, che poi normalmente nei casi in cui emergono le criticità, ovviamente non sempre, si verifica il contrario. Nel caso di specie cosa è successo? Cosa è successo poi? Che l'amministratore di default non è revocato, ha subito una sentenza di condanna. Il condomino che aveva fatto impugnazione della delibera ha fatto la richiesta di revoca giudiziale, ottenendo la revoca giudiziale, perché nelle motivazioni della sentenza c'erano elementi che attivavano, che erano la confusione patrimoniale e la violazione di norme fiscali. 300 euro di interesse ad agire non è una caccia alle streghe, è che se un professionista si fa pagare deve fare quello che dice la norma, non può fare quello che si faceva 20 anni fa, e conseguentemente oggi c'è un'esposizione di questi professionisti, molti dei quali sono, parlo degli amministratori, molti dei quali sono straordinari professionisti e molti dei quali invece non si sono accorti che la riforma 4 anni fa è passata,
E poi però le conseguenze di tutto questo vengono massacrati in giudizio. Ecco perché in mediazione anche loro, anche gli amministratori che sbagliano, possono trovare un vantaggio, cioè quello di beneficiare della riservatezza della procedura per non fare emergere ai 420, come dire, le vere criticità che invece in un processo che porta poi a sentenze pubbliche non sarebbe allo stesso modo. Questa era una considerazione di fondo. Sì, intervengo io perché prima di dare magari la possibilità al pubblico di fare qualche domanda, volevo condividere così una riflessione, una semplice riflessione con voi, perché di condominio si è parlato tanto di amministratori, di temi molto importanti, di revisioni contabili, di appalti, di millesimi e via. Noi che gestiamo lo sportello, io e la dottoressa Colmago, abbiamo a che fare anche con i condomini che vengono allo sportello per sottoporci questioni che meritano comunque l'attenzione di una mediazione, banalmente i rapporti proprio con i vicini di casa, i rumori, il cane che fa i bisogni sul balcone e sgocciola, l'antenna, il parcheggio, ecco. E la riflessione che volevo condividere e che peraltro ha toccato anche la dottoressa Mainini è l'importanza, come dire, l'importanza di questo intervento sociale rispetto alla soluzione di un accordo in mediazione che ha nei soggetti che si accostano alla mediazione. Stavamo facendo una riflessione anche col dottor Giordano proprio settimana scorsa proprio sull'importanza sociale della mediazione. Ecco, magari su questo, se volete fare un piccolo accenno, vi lascio, prego. E sempre questo, ad esempio, spesso quando ci sono mediazioni che partono dalla questione dell'impugnazione della delibera del rendiconto, piuttosto che quando a seguito di un recupero crediti emerge che c'è qualcosa che non va nel rendiconto che sta alla base dell'azione del recupero del credito, poi si va a vedere che il risultato è rifare correttamente il rendiconto e quindi restituire a tutti i condomini ciò che era corretto che gli fosse riconosciuto. E quindi spesso, almeno io di prassi lo suggerisco di metterlo nelle motivazioni della richiesta, ad esempio, di un rinvio per verificare, controllare, eccetera, il fatto che tutto questo procedimento, soprattutto quando l'avvio in una fase unilaterale, perché il